Oggi andiamo avanti. Ti darò ancora un paio di regole, con le loro eccezioni, sull'apertura della vocale E. Alla fine di questo video conoscerai la pronuncia di parecchie parole che chiedono di essere dette con la E aperta. Ma prima le domande che mi hai fatto. Mi è giunta voce che in alcune classi della scuola primaria alcune maestre chiamano l'accento il cappellino. Mi rivolgo a te, insegnante della scuola primaria che stai guardando questo video. Se ai tuoi allievi insegni che la E o una qualsiasi altra vocale ha il cappellino, sappi che stai facendo un terribile torto alla lingua italiana e a tutti gli abitanti di questa nazione. Ricorda che stai insegnando italiano e che ogni volta che dici cappellino, Dante Alighieri si rivolta nella sua tomba. Durante la scorsa pillola nella pronuncia di alcune parole, ho chiuso molto le E finali. Cantieri, torbieri, vieni. Sembrava quasi una I, giusto? L'ho fatto per marcare in maniera evidente la differenza tra E aperta ed E chiusa. Puoi farlo anche tu all'inizio, mentre studi dizione le prime volte. Non esagerare. Per dirlo alla maniera di Shakespeare, non essere più erodiano di Erode. Farei frustare un tale individuo per aver esagerato Termagante. È più erodiano di Erode, vi prego, evitatelo. Dovrai trovare una centratura e trovare la tua apertura e chiusura della E. Stai dicendo che un romanziere impegnato ha una sorta di vantaggio, diciamo, di salvacondotto rispetto al romanziere che si occupa, che ne so. Anche se va contro il mio interesse, perché più video guardi sul canale, meglio è per me, ti suggerisco di non farti tutti e 200 i video dell'addizione per volta. Magari fanne un paio e poi fai un po' di pratica. Come fai a fare pratica? Prendi un foglio e scrivi una o due frasi per ogni regola. Mettici dentro anche qualche eccezione. Poi rileggi ad alta voce. Puoi provare anche a registrarti. In genere, come senti tu? È diverso da come sentono gli altri. Facciamo un giochino. Nei commenti scrivi le frasi che hai composto. La prossima settimana ne leggerò alcune, così vedi se hai fatto giusto. Prima di buttarci nelle nuove regole, alcune risposte alle vostre domande. Si dice incavo o incavo? Ebbene, si dice incavo. Poi, citando ancora una volta il mio testo del 1948, attenzione, amici del meridione che rendete aspre tutte le S, credendo che ciò sia eleganza. Voi state commettendo parecchi errori di lesa ortofonia. Noi non abbiamo parlato di S aspra, ma di S sorda. Beh, un tempo si diceva aspra, ora si dice sorda. Per intenderci, la S sorda o aspra è questa. Infatti, amici del meridione, la S si pronuncia sonora in genere quando cade tra due vocali. Si dice divisione, asola, confusione, lesione, decisione, battesimo, cresima, irrisorio, esempio, resina, presagio, eccetera. Alcune eccezioni. Si tengano forte quelli del nord. Chiuso, casa, cosa, asino, pisello, naso, raso, teso, riso, sorriso. Ormai queste eccezioni non sono più rispettate da tantissimo tempo, tant'è vero che dire casa con la S sonora e non cassa con la S sorda non è un errore, anzi è un'inezia. Proprio la parola inezia ci introduce alla prima regola di oggi. Se la E tonica è seguita da consonante e poi da due qualsiasi vocali, chiede di essere pronunciata aperta. Un po' di esempi ti aiuteranno a capire il concetto. La parola inezia ha la E tonica, altrimenti si direbbe inezia, oppure inezia, oppure inezia. Se la E è tonica, occorre che ti domandi se debba essere pronunciata aperta o chiusa, quindi inezia oppure inezia. Ora, in questa parola inezia, la E tonica è seguita da una consonante Z e da due vocali IA e quindi deve essere pronunciata aperta. Inezia. Altri esempi sono facezia, genio, screzio, premio, astemio, ingenuo, materia e così via. Come tutti i miei amici sanno, sono astemio. Altrimenti non avrei mai potuto vincere quel premio. La tua storia con Eusebio. Ma quale? Eusebio è innamorato di Giordano, lo sanno tutti, da anni. Questa regola ha soltanto tre eccezioni: seguo, dileguo, seguito.
La parola tregua può essere pronunciata sia tregua, indifferentemente. Andiamo ora alla prossima regola. Non ci sono errori nella grafica, semplicemente nelle lezioni live solitamente faccio prima la regola della E tonica seguita da vocale, successivamente la regola della E tonica seguita da consonante e due vocali. Oggi però avevamo lo splendido gancio di Inezia che ci faceva partire un po' meglio, insomma era più bello partire con la regola prima anziché con quella dopo, mi sembrava un po' più carino, ecco. Del resto uno sceglie come gestire al meglio le proprie regole senza stare tanto a guardare per il sottile, perché altrimenti si diventa anche un po' matti a seguire le cose, vero? Proseguiamo. Ok, andiamo nell'argomento senza distrazioni. Quando la E tonica è seguita da un'altra vocale richiede di essere pronunciata aperta. Andiamo a sentire Rose Dawson in Titanic. Il cuore di una donna è un profondo oceano. Uno di segreti. Ecco altri esempi: sei, lei, nei, bei, dei, Pirenei e così via. Fai attenzione perché, come abbiamo detto nella puntata sugli omografi che puoi trovare qui, la parola nei indica i nei della pelle e la parola dei indica gli dei del cielo. Infatti, nei e dei sono le uniche eccezioni a questa regola e sono le preposizioni. Chissà se le maestre che insegnano il cappellino al posto dell'accento hanno anche una qualche simpatica parola per dire preposizioni. Chi lo sa? Argomento a marcorda. Se vuoi andare a individuare con esattezza la vocale tonica all'interno di una parola, puoi andare a vedere il primo video che ho fatto. Sembra passata ormai una vita. E soprattutto ho bisogno di andare dal parrucchiere. La sillaba tonica, o meglio la vocale tonica, è quella particolare vocale unica in ogni parola su cui cade l'accento di tono. Cosa significa? Se prendo la parola capitano, può essere pronunciata in tre modi diversi, e cioè capitano, capitano o capitanò, a seconda di dove si sposta l'accento di tono. Un paio di regole possono bastare per questa puntata, ma abbia ancora un po' di pazienza perché ho trovato delle chicchette davvero interessanti. Arena è l'anfiteatro, arena è la sabbia. All'isola di Creta lavorano la creta. Il verbo leggere e tutte le sue coniugazioni sono aperte. Infatti si dice 10 anni fa lessi Don Quixote, oppure il bambino legge molto, ma i lessi sono i bolliti e la legge è uguale per tutti. Inoltre la mente non mente, dove per mente si intende il cervello e non mente si intende il verbo mentire. Devo averlo già detto in qualche video precedente, ma lo ripeto una volta di più, che male non fa. Parlare con la dizione corretta non è una cosa che si possa fare a comando. Occorre applicazione quotidiana nella vita di tutti i giorni. Insomma, le scelte sono queste. E pareva la donna! O parli così. Ma perché te metti gli occhiali? Ma state zitta, fracicone, ma come io stavo andando tanto bella regolare, te che fa, menchiotti? E inchiato sì, c'è star semaforo, tu guida la cazzo de cane! Ma tu guarda che mi ha combinato sta facottara! Ma de che, amore, ma se manco te l'ho toccato sto cagatore de macchina! Modena, perché se parlavo dei cessi allora stavo a parlare di te! Ma come te permetti, a pecoraro, a caffone! Pecoraro a me, ma te vedi che se te metti le brelle... Oppure fai uno sforzo e nella vita di tutti i giorni parli come si deve. Vedrai che ne sarai felice. Se, come spero, stai applicando la dizione nella tua vita di tutti i giorni, fammi sapere come va. Ehi, aspetto le frasi, eh? Come al solito ti invito a mettere un bel like, ad andare a curiosare gli altri video presenti sul canale e ad iscriverti. Il cappellino. Ma questi le pagano anche?